Salve, volevo presentare per l'ennesima volta uno strumento di cui si parla poco in Italia perché sono tutti fissati con l'ukulele. Vi faccio vedere che strumento è. Chitarra tenore. Ora, la chitarra tenore è stata inventata intorno agli anni 20 per i suonatori di banjo tenore, che è intonato do, sol, re, la, per riciclarsi come chitarristi, mantenendo, diciamo, assolutamente l'intonazione del banjo tenore, ma avendo il suono delle singole corde, quello della chitarra. La chitarra tenore è intonata per quinte, come tanti altri strumenti, fra cui il banjo tenore, e intonata per quinte e do, sol, re, la, come il banjo tenore e come la mandola. Quali sono i fattori positivi di suonare o di aggiungere uno strumento del genere? La chitarra tenore ha varie forme, può essere anche dobro, si riconosce il dobro o risuonatore per questo cerchio centrale in alluminio che ha un cono dentro che può essere rivolto verso l'altro o verso l'interno dello strumento. La chitarra tenore, per quanto riguarda la tecnica, non intonata da do, sol, re, la, non ha niente a che fare con la chitarra, tant'è vero che l'accordo di do si fa così. L'accordo di fa. È molto logica e razionale perché tutte le corde sono la stessa distanza per quanto riguarda l'intonazione. Lo strumento, data la maggiore distanza di suono, di che in media un tono di più di distanza di intonazione fra una corda all'altra, ha più estensione di quanto ci si aspetterebbe in una chitarra a quattro corde. I come from Alabama with a banjo on my knee. I'm going to Louisiana, my true love for Tennessee. It rained all night today, I left the weather, it was dry. The sound so hard I frustrated, Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, don't you cry for me, for I come from Alabama with a banjo on my knee. Ok, lo strumento si presta sia ad accordi e forse leggermente più a singole note, nel senso che è più spesso suonato melodie, singole note, in proporzione alla chitarra normale, così vagamente come è molto adatto a in questa intonazione, ci si può fare anche jazz, folk, musica irlandese. Spesso una musica irlandese è intonato sol, re, la, mi, però. Il problema in Italia è che non si trovano una muta di corde, cioè io l'ho trovata una volta, poi non si trovano più. Io, in mancanza di meglio, compro singole corde tipo ending bowl per chitarra con il diametro più adatto. Queste corde hanno abbastanza vecchie. Comunque, come sentite, do, sol, re, la è molto più acuto della chitarra normale perché invece di un mi abbiamo un la. Trasportando gli accordi si può suonare
suonare anche il mandolino, mandoloncello. Insomma, si apre un mondo di strumenti, anche il bouzouki intonandolo, diciamo quello, il bouzouki irlandese, intonando però l'ultima nota mi e non re, quindi sol re la mi, quindi dovete andare avanti di una quarta, e quindi per fare il do dovete prendere l'accordo che normalmente fate, il fa. Ho questo particolare chitarra tenore, poi io ho anche degli ukulele baritoni, una chitarra tre quarti adattata ad essere intonata per quinte, è della Harry Benton. Con 150 € vi prendete uno strumento che è una tavola armonica in abete massello, la costruzione è abbastanza fatta bene, questo strumento ha intorno ai 4 anni, qualcosa di meno. Ha pure la barra di torsione qui, detta truss rod. Questo non credo che sia in osso, però viene fornito con questi 4 più 1 mi pare di riserva. Le meccaniche sono aperte, lo strumento ha una giunzione qui. Come vedete, ora ovviamente quando lo ricevete, riceverete, è molto più giallo di questo. Questo succede quando lo lasciate, diciamo, esposta in una camera luminosa, senza esporre la luce diretta, però insomma, come vedete, il suono è notevolmente migliorato. Rilanciare o lanciare in Italia un gruppo di persone che suonano la chitarra tenore anche a Roma, che si uniscano, che vadano in un negozio e dicano: noi compriamo le corde qui, fate arrivare corde per chitarra tenore in questo negozio, magari fa in modo che ci sia almeno in ogni negozio principale una chitarra tenore da vendere, perché non si potete vendere uno strumento se la gente neanche sa che esiste la chitarra tenore. Uno dei problemi della chitarra tenore è che molta gente crede di suonare la chitarra tenore intonandone Re, Sol, Si, Mi. Ora, io non dico che come una chitarra, perché io ho un baritono intonato in Re, Sol, Si, Mi, io non sono come una chitarra. Però, perché lo strumento sarebbe molto più piccolo, avrebbe delle corde leggermente più spesse, e quindi, però, non state, non accogliete lo strumento per quello che è. Lo strumento è do, sol, re, la, e per questo ha preso il nome chitarra tenore, semplicemente perché si rifà al banjo tenore. Lo strumento, come vedete, ha ben sopportato, insomma, questi anni. Lo strumento è migliorato nel suono. Con delle corde nuove suonerebbe molto meglio. Questo l'ho messo io, non ce l'ha ovviamente. Quindi questo video ha un doppio senso: uno per far conoscere la chitarra tenore, secondo, per far conoscere questa possibilità che avete con una spesa relativamente contenuta,
150 più eventualmente 20 euro di spedizione, ad avere uno strumento che almeno ha una tavola in massello e che vi introduce al mondo della chitarra tenore. Non farete per ora tanti amici, magari li farete, ci conosceremo fra quelli magari anche molto più bravi di me che suonano la chitarra tenore. E magari potrete facilmente suonare anche altri strumenti, quindi chitarra, tenore.